Presentata questa mattina presso l'ASL di Salerno, la campagna itinerante Mi prendo cura di te, finalizzata alla prevenzione delle principali patologie tumorali attraverso gli screening gratuiti. Durante l'incontro, la struttura commissariale ha illustrato gli obiettivi dell'iniziativa, le tappe del percorso e le modalità di svolgimento della campagna, che quest'anno presenta molte novità rispetto alle edizioni precedenti. E anche quest'anno l'ASL Salerno ha voluto organizzare questa manifestazione che durerà 16 giorni, coinvolgerà un altrettanto numero di comuni distribuiti su tutto il territorio aziendale, si concluderà a Pagani, è facile comprendere il perché, a Pagani c'è il nostro polo oncologico, quindi 16 giornate più una conclusiva a Pagani. Non si parla mai abbastanza di screening, non si parla mai abbastanza di prevenzione. Già l'anno scorso i numeri sono stati lusinghieri per la nostra azienda sanitaria locale in materia di screening oncologici. Pensi che è stato oramai sul colon retto, abbiamo raggiunto l'anno scorso anno una percentuale del 38%, grazie a numerose iniziative che hanno visto coinvolto l'Istituto Zooprofilattico, il Pascale, il protocollo di intesa con il Ruggi di Salerno, questa cosa è molto importante. Non c'è bisogno di una particolare prenotazione, si può venire qui ed effettuare lo screening? Per lo screening della cervice uterina, il pap test, il classico pap test, lo può fare anche stamattina qui. Si conta di fare un certo numero minimo di glielo diremo poi il risultato che riusciremo a raggiungere, di screening pap test della cervice, grazie a una convenzione con l'Ordine delle Ostetriche di Salerno. Ovviamente partecipano i distretti sanitari su ogni territorio, per cui per lo screening oramai lo scorso anno abbiamo riattivato lo screening dopo una pausa nel mese di settembre praticamente della cervice, ma per quello della mammella oramai riusciamo ad avere risultati e conto sempre migliori. Abbiamo investito molto sullo screening della mammella, ci sono 5 mammografi nuovi sul territorio sud di Salerno, che era un'area scoperta. Abbiamo un mammografo ad Eboli che già funziona, ad Agropoli abbiamo un mammografo con tomosintesi, sono tutti digitali questi di cui le parlo, quindi di ultima generazione, a Sapri, a Vallo e a Oliveto Citra, e lo stanno per installare anche a Polla, quindi uno in ogni distretto o presidio ospedaliero. Sono funzionanti da sempre, lo sanno i cittadini salernitani, con ottimi risultati il centro screening di Pastena, è funzionante quello di Pagani, adesso di Rivera in questi giorni non è attivo per abbiamo avuto problemi sull'apparecchiatura, però abbiamo colto l'occasione per sostituirlo.